Buongiorno a tutti, oggi parliamo di DJI OM5, il primo stabilizzatore per smartphone fatto da DJI con manico telescopico integrato. Ma oggi non vi voglio parlare delle sue caratteristiche. Utilizzando lo smartphone per registrare video e scattare immagini, solitamente tutti i contenuti vengono salvati in una cartella dei contenuti dedicata al DJI. Contenuti che chiaramente dopo aver registrato per poter realizzare i miei video vado a scaricare e cancellare dal mio smartphone. Connettendo il mio smartphone al mio PC, praticamente vedo che dopo aver trasferito tutti i video e tutte le immagini sull'SD aggiuntiva ho praticamente 20 giga di memoria occupata, mentre continuo ad avere una memoria interna sempre più satura. Utilizzando un sistema Android, solitamente si va nella cartella di CIM per accedere ai contenuti. Quindi questi sono i contenuti dalla telecamera o dalle telecamere dello smartphone. Questo è il contenuto dell'app dell'OM5. Quindi se io vado dentro ho solo due immagini. Vedete? Ma com'è possibile che la mia memoria interna sia satura? Facendo un'ulteriore ricerca ho capito che il sistema OM5 va a salvare in una seconda cartella tutti i contenuti che noi andiamo a creare con il nostro DJI OM5. Quindi per cancellare tutti questi contenuti e liberare nuovamente la memoria del nostro smartphone basta andare su Android, Data, DJI Mimo, che è il nome praticamente dell'app, Cache e la cartella OM Temp. Se io esco un attimo e faccio con tasto destro proprietà, vedrò che questa cartella contiene 50 giga di contenuti. Questi sono tutti i contenuti che ho registrato da quando ho questa app installata sul mio smartphone. Quindi cosa faccio? Entro, seleziono tutti i file e poi faccio elimina. Caso sono 836, faccio sì. Lui ora cancellerà tutti questi file. Al termine di questa operazione troverò 50 giga liberi dal mio smartphone. Ora andiamo sulla cartella principale del mio smartphone e voilà, e mi sono ritrovato 50 giga liberati all'improvviso. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime uscite iscriviti al mio canale. Alla prossima, ciao!